iniziamo. Ti ringrazio. Li scagliamo la prossima. Li scagliamo, ecco. Iniziamo innanzitutto, vi ringrazio per essere qui presenti. Noi abbiamo avuto questa conferenza stampa per informare la popolazione su quello che sarà il nostro assetto futuro sugli enti commissariali e soprattutto per sottolineare ancora una volta che l'accordo con l'attuale maggioranza di comunità montane minime è un accordo di programma che la Lega di Valle Camonica ha sottoscritto assieme a questa attuale maggioranza per degli obiettivi che sono a favore del territorio, obiettivi che sono stati raggiunti tutti nel 2012, anche anticipati, perché il termine era 31-12, mentre noi già a novembre avevamo ottenuto questi obiettivi sulla società dell'acqua, sull'accorpamento del sociale, sulla fibra ottica, sulla presidenza unica del PIME della comunità montana, che andavano verso sicuramente a un risparmio di risorse economiche per la nostra comunità montana e il nostro PIME. Questa volta vogliamo sottoscrivere con la comunità montana, con l'attuale presidente e quella di comunità montana, altri obiettivi che verranno portati a termine, spero, e che verranno sottoscritti, spero, da questa comunità montana, da questo presidente di Bimbe Comunità Montana, che riguarderanno la difesa del territorio, il potenziamento della valorizzazione della nostra Università della Montagna e soprattutto ancora la difesa dei nostri presidi ospedalieri e della nostra ASL, punto oggi molto dolente viste anche le polemiche che sono sorte nell'ultimo periodo. Oltre a questo, tutto questo va verso una razionalizzazione sia di risorse risorse di persone sia di risorse economiche, la razionalizzazione che deve essere posta in atto anche poiché i problemi della spending review e i problemi che abbiamo sul territorio sono abbastanza ampi. Noi vogliamo ancora che la comunità montana si impegni per la tutela del lavoro, delle nostre imprese, dei nostri giovani e che metta a disposizione dei fondi affinché questi possano accedere a un credito, al credito con le banche e che possano partire e che possano avere un aiuto sulle proprie imprese. Su questo punto, su questo principale punto, abbiamo anche un accordo con la provincia di Brescia e faremo sottoscrivere l'accordo con la provincia di Brescia affinché anche questa intervenga su questo punto. Poi vorremmo, se possibile, attraverso la nostra Valle Camonica Servizi, che è quella che gestisce l'energia elettrica, chiedere una diminuzione del costo dell'energia elettrica per le imprese manufatturiere, che sono quelle energivore, sono quelle che utilizzano più energia elettrica sul nostro territorio, per evitare anche in questo caso la delocalizzazione di queste imprese che purtroppo versano in uno stato, purtroppo anche loro versano in totale disagio e difficoltà economica. Poi, per fare tutto questo, per recuperare le risorse a livello di comunità montana e di BIM, dovremmo sicuramente andare a limitare quelle che sono le spese, secondo noi, non prioritarie. Io qua mi riallaccio al problema del dei totem. Vero che i totem sono stati deliberati ancora nel 2009, quando allora probabilmente c'erano disponibilità finanziarie superiori ad oggi. Però oggi non è più possibile spendere soldi e sperperare soldi pubblici in questa maniera. Questi assessorati si devono ridimensionare, devono essere scelte delle priorità, come sul sociale. Sappiamo che l'anno prossimo purtroppo sappiamo che il trasporto, ad esempio, dei disabili l'anno prossimo non verrà più finanziato. Vorremmo che questo venisse ancora finanziato da parte di comunità montane, da parte di BIM, attraverso appunto dei risparmi sugli altri assessorati. Altro punto è rilanciare l'incubatore, ma non fine a se stesso, l'incubatore va rilanciato come stimolo all'imprenditoria giovanile e soprattutto anche dovrebbe fare anche un supporto alla ricerca. Su questo passaggio ci sono delle nostre proposte ben poi documentate. Creare poi una società riscossione tributi di Valle d'Aonica, in modo tale che questa società possa dare liquidità e possa essere utilizzati i soldi per le nostre imprese. Vendere gli immobili, un'altra delle nostre proposte, vendere gli immobili che non sono assolutamente utili, ridimensionare
Le spese anche, ad esempio, per le dirette delle assemblee di comunità montane di BIM attraverso l'introduzione del cosiddetto streaming e poi portarle addirittura sui siti voli dove ogni cittadino, se vuole vedersi la diretta dell'assemblea o la riferita dell'assemblea, se la può guardare in streaming senza dover spendere i 30.000 euro costati a bilancio per questa trasmissione. Ridurre le consulenze esterne e i gettoni di presenza e, come ho detto prima, razionalizzare anche le risorse, sia anche a livello dell'ASL, che voi sapete ultimamente sul territorio c'è qualche discussione per quanto riguarda l'intervento da parte della Direzione Generale dell'ASL sulla razionalizzazione delle risorse. Questo è in atto un accordo assieme ai sindacati, però la Lega va verso una razionalizzazione e va verso un recupero di risorse sia in personale che in economiche da parte dell'ASL. Una richiesta che faremo sicuramente alla Presidenza della Comunità Montana è questa, e considerato che hanno fondato questo movimento e sono firmatari del Movimento Popoli Alpini, noi riteniamo che questo Movimento Popoli Alpini sia un altro soggetto politico. Considerato che questo è un altro soggetto politico, loro dovrebbero fare un rimpasto all'interno della loro compagine politica PD, Movimenti Popoli Alpini, in modo da riconoscere questo come forza politica nuova e avere un rimpasto all'interno della Comunità Montana e del PD. Queste sono in grandi linee tutte le nostre proposte che andremo a sottoporre alla Presidente della Comunità Montana e probabilmente la settimana prossima noi saremo davanti a un tavolo per discutere su queste proposte. Il nostro appoggio ci sarà incondizionato nel momento in cui saranno sottoscritti i progetti. Noi riteniamo ancora che il nostro accordo sia un accordo programmatico e non un accordo politico, per cui programmi sul territorio, programmi per la Valle Canonica, in questo caso, allora noi come Lega ci saremo. Se i nostri programmi e i nostri obiettivi non saranno portati avanti, noi diremo tanti saluti, grazie, è stato bello, però non ce ne andiamo. Lascio la parola al responsabile enti locali per l'intervento. Ringrazio Enzo e giustamente avete capito che sul primo accordo di programma, possiamo chiamarlo così, noi abbiamo raggiunto i risultati, anzi se vogliamo analizzarne abbiamo raggiunto molti di più, perché sapete bene che quando c'è collaborazione la forza si moltiplica, si lavora molto meglio, ognuno per la propria parte aumenta sempre più questa forza e gli obiettivi, riusciamo comunque ad avere una ricaduta interessante sui nostri territori. Si guarda il discorso della fognatura, anche della decorazione, abbiamo approvato gli stati lombari, perché anche questo deve essere messo in conto, il piano d'area dell'Alta Valle che non era mai riuscito a entrare in sintonia con la Valtellina, ma ormai è entrato anche in questo piano d'area, e molte altre che sembrerebbero piccole cose, magari progetti che avranno ricaduto nel futuro, ma sono molto importanti per l'Alta Valle. Ma io non vorrei entrare nel discorso tecnico, anche se dopo magari farò due cenni su due postazioni che mi sembrano interessanti. Io voglio affrontare invece il discorso puramente politico. Noi abbiamo fatto questo sforzo, abbiamo fatto questa scelta perché da tanti anni in Valle Camonica avevamo la consapevolezza che anche con i nostri diretti interlocutori, ma anche compagni di avventura politica, la PDL, inizialmente UDC-AN, perché siamo partiti per un in quattro partiti, UDC-AN, Lega e Forza Italia, abbiamo visto che non riuscivamo a trovare comunque un assetto che poteva soddisfare i programmi, ma soprattutto a livello locale. Quando noi parlavamo dei problemi a livello locale, guarda caso per un motivo o per l'altro, o forse per un incarico, perché possiamo entrare anche su queste questioni, o perché uno mirava una poltrona, si prendeva riferimento sempre o la provincia o la regione, o tante volte anche a livello nazionale. Noi invece abbiamo voluto restringere un po' quest'area di programmazione. Noi
si ricorda, abbiamo fatto sottoscrivere sia Romele, Nicoli e Rave Calossi un progetto sulla Valle Camonica sottoscritto davanti ai giornalisti, cosa che dopo una settimana era già saltato, perché invece di chiudere un accordo con noi che l'avevamo sottoscritto hanno firmato invece col PD, con l'UDC, un accordo di programma andato bene. Noi eravamo l'opposizione, va benissimo. Stare all'opposizione per noi non è un danno, non è, come posso dire, un disonore, ma sicuramente è la nostra storia. Chi non può vivere con noi, soprattutto in modo molto pragmatico, i problemi della nostra valle, dei nostri territori, dei nostri comuni, per noi non interessa. Voglio aggiungere agli ultimi episodi, siamo stati sollecitati dal PD, dal segretario del PD, che io non ho mai avuto il piacere di incontrare e di sentire. Sono parecchi anni che faccio politica, ho sentito solo un gran discorso demagogico che ha fatto sulla televisione la settimana scorsa, ma vorrei capire, magari su un confronto pubblico, di entrare in merito alle questioni che la Valle Camonica, insomma, ha sul tavolo tutti i giorni. Capisco anche che stiamo arrivando alle politiche, ormai c'è una frenesia totale, abbiamo visto anche la riunione in Valle Camonica di Renzi, e sicuramente che se io fossi stato uno dei responsabili, dei rappresentanti, comunque dei coordinatori dei popoli alpini, non sarei andato a prendere un toscano, ma avrei preso uno o dell'Alto Adige o del Friuli Venezia Giulia, piuttosto che la Val d'Aosta, che comunque di temi di montagna, penso che questi siano preparati, perché comunque vivono sui territori di riferimento. Di più, i popoli alpini secondo me hanno commesso un errore che inizialmente avevo condiviso, perché da qualche mese che sentivamo che volevano far crescere soprattutto in Valle Camonica come progetto pilota, come movimento pilota dei popoli alpini. Avrei capito se fosse stato il popolo alpino comunque a livello regionale per il momento difendere proprio le questioni territoriali, ma se quando io, la lettura che do è questa, ma penso che tutti i nostri cittadini della Valle Camonica non sono stupidi, vedono che comunque sono agganciati a un Renzi che è in contrapposizione totale col leader massimo del PD Bersani, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, perché è vero che magari se viene a Ponte di Legno, viene a Angolo Terme, mi parla di montagne, mi parla di ambiente, difesa del suolo, va benissimo, ma quando parliamo di tasse, soprattutto l'ultima indicazione, dopo verrà formalizzata ufficialmente a Torino venerdì e sabato negli stati generali della Lega, che le tasse a meno 75% deve rimanere sul territorio, e voglio vedere Renzi come fa dopo andare in Sicilia o in Puglia a dire le stesse identiche robe, perché sicuramente c'è un'incongruenza di pensiero. Allora io questa è la proposta che faccio ai popoli alpini: se si sganciano totalmente e diventano un movimento come il nostro, d'area, il nostro è molto più ampio, siamo cresciuti nel tempo, ma potremmo fare anche un percorso politico insieme su temi però che, come ha indicato il mio segretario e la Lega in questo caso, che sono temi che riguardano i nostri territori, la nostra gente, le nostre imprese, i nostri artigiani, perché questa che è data la Lega. Se dopo questi si sono ravveduti, sono ritornati su vecchie posizioni che qualcuno ha dichiarato che da anni stavano sostenendo, a me pare anche qui molto strano, perché quando io in commissione alla Camera avevo presentato il progetto della montagna coinvolgendo il territorio di montagna e avevamo sottoposto al nostro capogruppo, alla comunità montana, questo progetto sulla montagna, guarda caso gli unici che hanno votato a favore siamo stati noi della Lega, l'abbiamo presentato, tutti i popoli alpini oggi riconosciuti nei popoli alpini, che comunque sono ancora gli stessi identici che c'erano prima in comunità montana e B, hanno votato contrario. Qui mi sorge il dubbio che anche questo sia sorto, perché magari con questo drenaggio di voti anche la Lega magari subirà questo, ma con questo drenaggio di voti avendo all'interno anche della sinistra, del PD in particolare, 5-6 anime, perché ormai le abbiamo viste bene anche in Valle Camonica, sono 4-5 anime come nella PDL, per paura di perdere qualche voto o di compensazione magari tra i voti che magari la Lega può perdere e quelli che potrebbero arrivare dagli altri partiti, hanno creato questo nuovo movimento magari come contenitore, e per avere la possibilità qualcuno scartato dal PD, ma magari entrando nella scia di Renzi, di avere magari l'opportunità di essere cambiato da qualche parte. Se questi sono i giochi politici, a noi sicuramente non interessano. Interessa, come dicevo prima, e voglio ribadire, che se poi nel movimento del popolo della montagna, degli alpino, si vuole confrontare, ma vuole fare seriamente un'operazione politica sui nostri territori, ma soprattutto, e questa sarà la nostra richiesta, a livello lombardo, in Lombardia, dopo si potrà espandere altri territori di montagna, noi siamo disposti, se riceviamo, a trovare anche dei percorsi condivisi.
Se rimane così com'è, sicuramente attaccato alla coda di Renzi, sicuramente non interessa questa roba, non interessa, sicuramente la gente di Valle Camonica capirà subito che è una bufala, perché quando noi adesso andremo a far sottoscrivere, questo l'abbiamo già sul tavolo, l'abbiamo già elaborato con i nostri davanti all'INAMA, ma con tutti i produttori, per tornare al tema, la bomba sul discorso dell'energia elettrica, capite bene che noi avevamo, quando c'era ancora il governo in essere Berlusconi, trasferito la delega alle regioni di poter legiferare sulle concessioni minerarie delle produzioni di energia elettrica. La regione di Lombardia aveva recepito con questa delega aveva recepito le nostre indicazioni. C'è una legge regionale che al momento della scadenza delle concessioni passa tutto senza il costo di una lira, tutta la proprietà, tutta la canalizzazione, diga, compagnia, passa tutti in proprietà del pubblico. Questo è stato fatto ricorso dal governo, ricorso con se stesso, perché prima dava delega alla regione, dopo adesso fa ricorso perché si è accorto che forse qualcosa non quadra, o magari siamo andati a toccare degli interessi di qualche privato molto potente, tra gli altri li andiamo sotto gli occhi tutti i gestori chi sono, hanno fatto ricorso. Noi l'abbiamo già chiesto in sede ufficiosa, adesso con questo documento chiederemo ai popoli alpini, ma a tutti gli attori e sindacati piuttosto che agli altri partiti della Valle Camonica, ma non solo, a livello veramente di arco alpino, di sottoscrivere una richiesta di ritirare il ricorso, perché la legge attuale derogata dal governo alle regioni, la Lombardia l'ha fatta sua, vogliamo che venga ripristinata questa roba, che così almeno tutti gli utili passano tutti al pubblico. Una ripone che avevamo quasi trovato la quadra, anzi ha trovato la quadra perché è già scritta, è già legge della Regione Lombardia, che il 30% della produzione sui territori dove c'era almeno una produzione di kilowatt che superava i 100 mega doveva essere trasferita immediatamente o ai BIM o ai comuni. Noi vogliamo che questo, cominceremo anche a fare un referendum su questa, una raccolta firme, perché vogliamo che venga ritirata o comunque venga riconosciuta la legge che loro comunque avevano dato l'opportunità alle regioni di portare avanti. Abbiamo fatto un bel percorso a Comunità Montana, anche qui indipendentemente dai popoli alpini, perché i popoli alpini sicuramente, come diceva, vogliamo capire bene chi sono, perché anche qui c'è una forza nuova che comunque sostiene la Comunità Montana alpini, vogliamo capire chi sono, sicuramente ci sarà un dibattito, almeno questo penso che dovrebbe accadere, ma con tutti gli altri partiti che ci sono noi potremmo fare un altro ragionamento, perché se inizialmente noi abbiamo aderito anche all'approvazione dei bilanci della Comunità Montana, perché abbiamo trovato i bilanci scritti prima, l'avevamo fatto solo esclusivamente perché volevamo portare a casa la riunificazione del BIM Comunità Montana, per due società, la 328 dei servizi sociali, e due o tre temi che erano ancora sul tavolo, che comunque serviva sempre l'approvazione di una maggioranza di questi enti comprensoriali. Oggi questo ormai è caduto, è finito. Allora, se riusciamo a trovare una quadra anche sulle postazioni di bilancio, come giustamente ricordava Antonini, noi siamo disponibili. Ma se il trend è ancora quello di fotocopiare i bilanci che c'erano prima, solo perché dovevano soddisfare qualcuno che sostiene la maggioranza, noi non ci saremo. Per noi le priorità sono state scritte, c'è il lavoro, innanzitutto il sociale, perché abbiamo problemi di sociale, abbiamo il discorso del dissesto geologico, che siccome la legge regionale prevede che l'anticipazione sui pronti interventi sia il 15%, vogliamo che, come sulla questione del lavoro, sul fondo, la partita di giro sugli artigiani, si crea un fondo a tutela e a sostegno di questi comuni che non hanno le risorse per poter accedere all'intervento. Questi sono tutti temi che sicuramente porteranno un po' di sconquasso nell'attuale assetto degli assessorati, perché dovremo togliere soldi a altre risorse che, secondo noi, come nella buona famiglia, se oggi non riesco ad andare al cinema, andare a sciare, prima di tutto cerco di portare sul tavolo qualche cosa, cambiare le scarpe ai bambini, cercare di far funzionare il riscaldamento. Noi vogliamo usare un po' la postazione di bilancio, come abbiamo fatto in provincia, ma non è questa la sede, degli attuali enti comprensoriali, ma anche delle società, come fosse un paniere. Nel paniere cosa c'era? Le cose di prima necessità, il latte, il burro, il pane, quella. Noi vogliamo che le società e gli enti comprensoriali vengono gestiti in questo modo. Le priorità del territorio è spostare i soldi per andare in conto a queste priorità e queste necessità. Il nostro assetto interno a livello nazionale lombardo, vi comunico che Mario Morisetti ha avuto la delega per le politiche montane, per cui seguirà.
a lui tutta la politica lontana della nazione nostra lombarda e anche Piemonte, un coordinamento del Piemonte del Veneto. Per cui sulla macro regione alpina Maisetti è delegato per la politica sulla montagna. Delega politica della montagna. Delega, sì, alla montagna da parte della nostra segreteria nazionale, ratificata dalla segreteria federale. Questo è quello che è. Nel fare ancora i complimenti e gli auguri per la nuova carica, sicuramente gratuita. Vengono le solite considerazioni. Siccome sono abbastanza conosciuto per essere molto franco, parto prima dalla parte ultima, cioè la parte politica di Mario, e mi sembra che ti bruci molto il culo nel senso della presenza di questo popolo alpino, di questo movimento. Posso dire che noi siamo convocati per la conferenza stampa in cui veniva presentato quello sulla comunità montana, e sinceramente dei 5 sindaci che c'erano, ce n'erano 2 che hanno espresso proprio, in un termine non all'amaro questa volta, ma non è un eufemismo, ovvio nei confronti della Lega. Perciò si parte già dal presupposto che sarà difficile che si possa ottenere un accordo, anche perché questi sono figli spuri del Partito Comunista prima, dell'Ulivo e adesso del PD, perciò è una considerazione mia che la butto lì la cosa. Veniamo invece alle altre 2 o 3 curiosità. Enzo, hai parlato di richiesta di diminuzione del, chiamiamolo, costo o carico sulla fornitura di energia elettrica. Io non so se Valle Camonica Servizi ha questa possibilità, perché da quello che so non ha un granché margine di manovra. Io personalmente ho fatto una campagna perché fossero i comuni a lanciarsi con le comunità servizi, quantomeno restano qua, anche con le briciole che ci sono. Non so, perciò, questa è la mia domanda, è se avete fatto un prospetto su quanto può essere questo. Quindi rispondi alla fine. L'altra è la considerazione invece che viene fuori quando hai parlato di voli. Voli sono ormai 12-13 anni che c'è questo barattone, a cui comunità montane e BIM versano delle cifre spaventose. Io sono, da quando era ancora Mensi il presidente tecniche, chiedevo, dato che io sono proprietario di 2 provider per internet, so quello che viene a costare, quello che dico, come almeno viene fatto un bando pubblico. Ma questa marea enorme di soldi vengono buttati in questa, con la scusa della cooperativa del ragazzo di Campato che c'è lì, allora, e perciò questa è l'altra mia, diciamo, affermazione e richiesta. La stessa cosa potrebbe poi essere anche rivolta direttamente, anche se ci sono i colleghi con il Gregoario, delle cazzate che vengono fatte, i soldi che vengono presi su un edificio che è di proprietà del BIM e vengono presi da un privato. Cioè a un certo punto è come se mettesse su un'antenna in cima al palazzo della comunità montana e prende i soldi. È una considerazione che ho già fatto anche a Tommaso, ma a parte poi. Il problema invece è quel e se, cioè voi avete fatto un elenco di proposte che fate, e questa è l'ultima, ma sono sicuramente, io non so, di più 7-8 qua, società di discussione, vendita immobili, eccetera. Ecco, nel trattato sappiamo benissimo in politica che c'è sempre una percentuale a cui si può arrivare. Qual è la vostra percentuale? Perciò vi ho fatto le 3 domande, diritto, e perciò ho detto le rispondo io prima, dopo ti rispondo a voi. Su questo è subito fatto. Noi eravamo partiti col primo progetto con 10 richieste, ne hanno scelto 5. Ne abbiamo fatto molti di più, ma 5 sono state accettate. Penso che questo sia il minimo, metà a metà, sulle priorità. Perché nessuno può andare a mettere veti se non su quelle partite che per noi sono fondamentali. Sono 2 o 3 che sicuramente lì, per una. Quali sono quelle vostre? Ma sicuramente il cambio delle postazioni di bilancio, sicuramente sì. Perché quello, se non riusciamo a incidere lì, è inutile parlare anche d'altro, perché se non riesco a muovere il bilancio, perché ho un bilancio blindato, questa sicuramente. Quella politica pregiudiziale è quella di non avere né UDC, né FLI, né AM, neanche questa volta, questo è molto chiaro. Perché questo lo sanno già, questo è già molto chiaro, perché l'assetto di volere. Quello che abbiamo potuto, e abbiamo, siccome che abbiamo ricevuto anche delle telefonate, perché sapevano anche di questo
se qualche amministrazione da PDL, qualche dipendente che si era veduto vuole venire a rafforzare questo gruppo, per non dire sugli obiettivi, sicuramente non si parla di poltrone, si parla di obiettivi, non si parla di incarichi, ma si parla di obiettivi. Deve essere molto chiaro. Io sono stato, ho avuto così dei compiti, anche quando mi dicevi che qualcuno ha torto il naso, perché quando avete fatto l'incontro sui popoli alpini, qualcuno, sappiamo bene, ma sappiamo anche, e questo non lo so se è vero, ma mi piacerebbe avere il dischetto di Teleguardio sull'intervista di me, di Tommasi, quando ho detto che siccome che quelli della Lega sono il 2-3, e lui mi ha detto sì, sono arrivato lì, ma hanno tolto il braccio mancante. Questa è la dico, mi ha detto lui, mi ha chiesto ieri quando ci siamo visti. Perché c'è, anche la Lega sì, sono in pochi, però se mi devono obbligare a fare l'accordo con 11 mi dimetto anch'io. Queste sono state le parole che mi ha confermato e è disposto a fare un'altra conferenza stampa, un'altra dichiarazione. Allora, se tanto mi da tanto, ed era vero questo perché ce l'avevano già accennato, non solo adesso, ma quando ci sono state le elezioni amministrative che abbiamo perso Darfur e Malonno, e anche Pasparto, anche se era opposizione, ma potevo magari questa volta rientrare, ma sono tutti in altra parte, che c'è stata una sollecitazione subito di sostituire sì i vertici di Valle Camonica Servizi per rivedere l'accordo con la Lega, ma anche gli assessorati in Comunità Montana. Era stato molto chiaro, sì, noi con la Lega abbiamo un patto, vogliamo mantenere questo patto, siccome che avevamo già ragionato su altri obiettivi, noi siamo disposti ancora con la Lega, se la Lega invece può fare indietro allora rivedremo le soluzioni, ma se è un'imposizione che arriva dall'interno siamo pronti a mollare anche noi come molleremo la Lega. Queste sono le dichiarazioni che ha fatto non solo una volta il Presidente della Comunità Montana. Dopo se hanno un problema loro interno, quando sono problemi nostri, noi andiamo su questa linea, sia politica ma anche programmatica. Allora, scusami, no, ancora una battuta. Sul discorso, è vero quello che stavi dicendo sulla fibra ottica e su voi. Da circa un mese adesso la provincia ha dato la possibilità alla Valle Camonica Servizi, che ha fatto la gara che ha preso tecnologica, di usare queste fibre ottiche. Io ho fatto un'altra richiesta, ma anche questo, non c'è scritto, non ci siamo ricordati, ma i soldi della Associazione per mantenere questo servizio dovevano spendere, oltre a quelli duri, la manutenzione e 130-150 mila euro. Noi oggi con questa gestione non abbiamo più questo, dobbiamo pagare il mutuo, finire il mutuo, però c'è un affitto che questa società che ha questa gara deve versare al BIN. Noi vogliamo che una parte di questi introiti venga data all'incubatore e fare istituire un ufficio che tutti i giovani possono accedere gratuitamente per fare ricerca, perché se non è così e non riusciamo a sviluppare, dare la possibilità ai giovani gratuitamente, perché siamo già in difficoltà perché non hanno un posto di lavoro, non c'è un mercato disponibile, almeno di avere un punto di riferimento e anche di confronto con altri amici, se posso chiamarli così, ma sicuramente con altri direttrici di lavoro. Noi vogliamo che questo venga sicuramente, questo è un altro punto che non molleremo, questo qua non molleremo, perché noi parliamo tanto di giovani, ma mai e poi mai facciamo qualcosa invece che vada verso nel senso di aiutare i giovani. Noi vogliamo proprio che Piccio venga fatto all'interno per dare la possibilità magari di far uscire come in altri territori delle idee che possono essere utili dopo per rilanciare magari qualche attività nuova sul nostro territorio o qualche progetto nuovo sul nostro territorio. Ecco, per dirvi che vogliamo cambiare anche qui proprio il sistema di comunicazione e di gestione della tecnologia. Niente, come dicevo anch'io in partenza sulla storia della ricerca a livello di incubatore, ecco, la nostra proposta era di all'interno dell'incubatore di Valle Camonica un ufficio, una stanza che sia dotata di collegamento internet con la fibra ottica eccetera, con i computer, per dare la possibilità ai giovani di poter sviluppare dei progetti che vanno verso la registrazione di brevetti oppure di progetti stessi per il territorio della Valle Camonica. Certo, è una cosa da costruire, però l'incubatore servirà anche a ricerca, non solo allo sviluppo dei alla gestione delle istanze dei bandi. È vero poi quello che dicevi tu su voli e soprattutto sull'energia della Valle Camonica Servizi, perché effettivamente il costo è talmente risicato che non sappiamo se ci saranno dei margini.
però un segnale al territorio lo dobbiamo dare. Le imprese manufatturiere del territorio versano veramente in condizioni di disagio economico, stanno delocalizzando tutte, stanno arrivando tutti gli cinesi e ste extracomunitari che ci portano del materiale che non ha assolutamente la qualità del materiale che abbiamo noi sul nostro territorio, e soprattutto utilizzando anche del personale che sindacalmente parlando è del personale che non ha nessuna tutela, per cui non riesco nemmeno a capire quanto i nostri sindacati e i nostri maestranti sul territorio non tengano presente queste situazioni, perché è quello di dare, comunque andare ad acquistare prodotti che vengono fatti in aziende fuori dall'Italia e soprattutto in queste nazioni dove la persona umana è solo un numero e non c'è nessun diritto precostituito a questo punto. Noi non siamo assolutamente d'accordo su questo. Preferiamo far lavorare le nostre persone, anche se i costi saranno superiori a quelli, però dobbiamo recuperare i soldi per poter far lavorare le nostre persone sul territorio. Aggiungo una domanda sulla questione della riduzione dell'energia elettrica. Sono poche immagini, sono convinto perché avevo seguito un po', anzi vi dirò di più, io avevo fatto una ricerca di personale, ho girato tutti le zone comunque fino a Vicenza e avevo visto che sulla contrattazione si poteva recuperare dal 3-7%, non è una grande, dal 3-7%, però, ma quello che invece a me interessa di più e a lei interessa di più, è vero che se sul mercato si riesce a recuperare delle risorse e dopo girarle alle banche e alle aziende, è già qualcosa. Ma siccome che abbiamo visto la ristrutturazione del bilancio, perché dopo in fin dei fondi, se parliamo di progetti nuovi, non ci sono le risorse, ovviamente le aree finite con i soldi. Siccome che noi abbiamo visto che la metabilizzazione in fase ultimativa, c'è la copertura finanziaria, è un filone che passa. Il discorso della depurazione, ormai siamo arrivati ieri cedo, ma se entra in vigore. Se entra in vigore sicuramente la nuova tariffa, con il piano economico per le opere di depurazione della Valle Camonica, ormai anche questo è un capitolo chiuso, perché c'era pagato dagli utenti, perché se viene messo il 0,2-0,3-0,1% in più con le entrate si compensa queste uscite. I 3 milioni che si sono andati però a recuperare sul bilancio con la nuova gestione, l'ottimizzazione, le macchine, anche sulle macchine. È vero che devono cambiare le macchine, ma noi abbiamo già messo un paletto sulle macchine, perché non devono superare i 20.000 euro IVA compresa. Perché se qualcuno crede ancora di gestire come prima, che voglio macchina bella, perché io non posso sfigurare che usare una macchina di 50-60.000 euro, non funziona più. Noi abbiamo dato l'indicazione che siccome devono cambiare le macchine non posso superare assolutamente questo budget. Ma per ritornare ai 3 milioni, qui si potrebbe comunque ancora trovare delle risorse per andare a aiutare l'azienda, se c'è la volontà. E noi faremo pressione su questo. È vero che ci sono tante altre aree di sviluppo, ma altrettanto vero che una percentuale umana si potrebbe fare con le gare e per dopo mettere in circolo questi soldi. Perché tutto, secondo noi, serve per aiutare le imprese. I segnali devono essere dati dal territorio, per se ci crede, se non ci crede non sta funzionando. Però io sono convinto che ci sono le possibilità anche su questo di fare un ragionamento. E per quanto riguarda voli, è vero anche questo, andremo effettivamente a considerare quanto la Camonica, cioè la comunità montana, versa a voli per la gestione di tutto questo pacchetto. 176.000 euro. Ecco, e quello andrà rivisto, andrà ricalibrato e andranno previste anche in questo caso delle quando avevamo fatto le prime riunioni, che c'era anche un altro provider in valle, si passava fino a 100-120 euro di elettrica, e anche negli utenti, chiunque, sia in quale azienda che hanno lo sconto sull'energia elettrica, per volerle ci arriva a fare quello. Questo, guarda che qui si può lavorare. Se c'è la volontà, a un certo punto. Se c'è la volontà, guarda che qui si può lavorare. Però bisogna che ci sia la volontà. Bene, io penso che avete capito il nostro percorso, è stato molto chiaro. Stare anche a vedere, probabilmente sarebbero sicuramente molto più facili, probabilmente molti di meno. Però noi crediamo, lo facciamo.
facciamo con passione, sicuramente ci permette, ci piacerebbe in prima persona se troveremo un interlocutore di tutti. Se non ci sono domande, grazie a tutti. Grazie. Ma non c'ho più il pranzo.